di sviluppare, di fare una cosa abbastanza semplice, che poi è stato poi il motivo principale per cui ho fatto questo lavoro, cioè di trasformare quella che è la ricerca di base, che sembra un po' struso, sentite in televisione parlare di cose strane, di trasformarlo in qualcosa di concreto, delle terapie. Ora, in maniera anche abbastanza casuale, io ho finito a lavorare sul sistema nervoso centrale, quindi sul cervello, e quindi le malattie che mi sono toccate sono tra, in assoluto tra le peggiori, e innanzitutto in termini di danno che procurano, e poi anche purtroppo in genere in termini di prognosi, nel senso che spesso e volentieri sono incurabili, e più spesso che no, eventualmente, direttamente o meno, diventano letali. Quindi quello che vedete stasera è un po' una storia di... Io faccio ricercatore da quando avevo 18 anni, perché sono del volontariato e ho spento chimico. Dell'Inner Wheel Club di Monza, e noi sosteniamo questo progetto Slancio, per questo che abbiamo invitato il professor Vescovi, perché sta facendo gli studi su, con le cellule staminali per queste malattie, quindi ci sembrava attinente il rapporto fra la ricerca e l'assistenza, e quindi ben volentieri l'abbiamo accolto con grande gioia, insomma. Viviana Fumagalli, Soro Optimist, cosa rappresenta anche per la vostra associazione un evento, un incontro così importante come quello di questa sera? Anche noi come Soro Optimist sosteniamo il progetto Slancio, un progetto importante per Monza, soprattutto visto che stanno costruendo questo centro, la Meridiana. Il professor Vescovi ci è stato chiesto come interclub dalle Inner, la cui presidente Graziella è stata gentilissima, ed abbiamo aderito con molto interesse. È stata una serata veramente esaustiva ed interessantissima, perché ci ha spiegato e ci ha fatto capire molte cose che non sapevamo. Grazie. La vostra collaborazione quali risultati può apportare a queste attività? Beh, innanzitutto una sensibilizzazione della popolazione e delle persone che possono dare un contributo, e poi comunque si sta realizzando, almeno con un nostro contributo piccolo ma comunque è un supporto, si sta realizzando questa struttura che è già quasi terminata, e mancano solo gli allestimenti interni come la struttura che accoglierà questi malati di malattie neurodegenerative. Per cui ecco, può ricordarci di cosa si tratta per quanto riguarda il progetto Slancio? Il progetto Slancio è un progetto della cooperativa Meridiana 2 di Monza, che ha costruito questo edificio, il quale metterà a disposizione 70 letti per tutti gli ammalati in stato vegetativo o persone colpite da malattie neurodegenerative quali SLA, sclerosi multipla, Alzheimer, morbo di Parkinson, e soprattutto con questo si vuole garantire la dignità della persona in questo stato terminale, perché molte volte sono stati abbandonati a loro stessi, sono stati emarginati, invece qui c'è proprio una ricerca della garanzia della dignità dell'ammalato. Professor Angelo Vescovi, cosa rappresenta partecipare a un incontro come questo per la sua attività? Beh, innanzitutto è un'attività di divulgazione a uno strato della società che può avere molta influenza, quindi permette di chiarire alcuni aspetti oscuri della ricerca e probabilmente far raggiungere un numero di persone molto più ampio di quello che normalmente si raggiunge. Si riesce anche a sensibilizzare persone in grado di aiutare economicamente un settore della ricerca che sicuramente è sempre in crisi e soffre di mancanza di fondi, tramite appunto la sensibilizzazione e la conoscenza di persone che possono aiutarti a raccogliere fondi. E poi, essendo un rotariano, è anche un piacere farlo per i soci rotariani. Lei si occupa di cellule staminali, a che punto è arrivata la ricerca? Cellule staminali cerebrali, la ricerca è arrivata al punto di aver iniziato sperimentazioni sull'uomo. Quindi in Italia sono già stati trapiantati 6 pazienti afflitti da sclerosi laterale amiotrofica, sono in corso nel mondo 4 sperimentazioni sulle malattie neurologiche, sperimentazioni standardizzate, quindi non quelle fatte nelle cliniche della speranza del turismo terapeutico. Significa un cambiamento nel modo di fare medicina. Bisogna realizzare una cosa, siamo all'inizio del cambiamento, ci vorranno parecchi anni per avere terapie consolidate. Ecco, quali sono le prospettive future?
Le prospettive sono di una medicina che non cura più il sintomo ma cura la causa della malattia, quindi una medicina che può essere addirittura risolutiva in alcuni casi, andando a ricostruire quegli organi, quei tessuti che sono stati distrutti dalla malattia, laddove oggi la medicina cerca di curare più il sintomo. Quindi è un cambiamento sicuramente epocale, perché questi cambiamenti avvengono all'incirca ogni 2000 anni, quanto appare. Però ripeto, ci vuole molta solidità nei risultati, incapperemo inevitabilmente in qualche passo falso, fa parte del lavoro, ma con determinazione si arriverà a terapia per malattie che oggi sono incurabili. Cosa potrebbe rendere la strada verso la soluzione, verso la scoperta di una possibile soluzione a questa malattia più facile? Se viene facile dire finanziamenti. In realtà credo che il finanziamento che viene a mancare alla ricerca e che quindi ne rallenta lo sviluppo, ne ho parlato stasera, una sperimentazione che avrebbe richiesto siano 3 anni, ce ne ha impiegati quasi 10 alla fine per mancanza di fondi. La mancanza di questi finanziamenti che poi rallenta è la punta di un iceberg, che nasce dal fatto che la ricerca è la cenerentola delle attività umane, come viene percepita dalla società, e quindi probabilmente una sensibilizzazione vera, reale, per far diventare la ricerca un tema centrale nelle nostre attività di tutti i giorni potrebbe essere un qualcosa di risolutivo.